Dalla Greyhound Bus, che ho preferito ai treni lunghi viaggi dell'Amtrak per le poche corse, solo serali e notturne, con lunghe file per i controlli bagagli come in aeroporto, parte il servizio della rievocazione storica della corsa automobilistica in salita Fornovo Cassio, con un'intervista al pilota Colechiese Paolo Giannilli. Fornovo Monte Cassio è una rievocazione storica che torna in auge. Quest'anno, il 2 e il 3 settembre, sarà il momento per rivedere auto storiche ma anche nuovi bodily sulle strade dei tornanti di Piantonia. Siamo con un pilota, Giannelli Paolo, un pilota locale di Fornovo. Qui chiediamo cosa vuol dire per te la ripartenza di questa storica manifestazione sportiva. È un evento che mi piace perché io da pilota sono andato a correre persino anche in Sardegna per fare delle gare e con questa manifestazione almeno riesco a fare qualcosa vicino, con pochi chilometri di strada, ecco. Cosa c'è di più questa manifestazione rispetto alle altre che hai fatto, secondo te? Di diverso, di più, oltre ad essere... Ma è bella perché i tornanti di Piantonia li conosco e è un bel tracciato, ecco. Questo è uno slalom, dunque è una cosa un po' diversa, ecco, la strada non è aperta, però La prima volta va che fai bene. lo slalom? No, ho fatto Lugignano-Vernasca, ho fatto il Carpineti, però sì, non è, le mie specialità sono Formula Challenger, ho sempre fatto Formula Challenger e insomma lo slalom è un po' più penalizzato per me perché devi passare dentro i birilli, devi fare le birillate più veloce possibile. Io ho una macchina un po' larga e fatico comunque. Hai già nomi di qualche altro concorrente che ti... Eh sì, ho avuto una soffiata questa mattina, c'è un certo Piotti che ha un mezzo molto veloce e sicuramente è un osso duro, ecco. Piotti non riesco a batterlo.